si raggruppano in questa zona centinaia di ragazzi, attirati anche da vendita di alcolici a basso prezzo e musica ad alto volume fino alle prime luci dell'alba. Poi questi ragazzi da Piazza della Badia si spostano nelle vie laterali e dove fanno i loro bisogni. Ad esplodere ancora una volta la rabbia dei residenti di Piazza della Badia, riuniti adesso nel comitato Spazi al Centro, che puntano di nuovo il dito sulla mala movida del weekend, che purtroppo talvolta continua a trasformare i vicoli del centro in veri e propri bagni a cielo aperto. Sì, sì, un secondo è finito, ti arriva una secchiata d'acqua che te la ricordi, guarda! Ma non solo, nel fine settimana chi vive nella zona deve fare i conti anche con la musica e gli schiamazzi notturni. Noi sono anni che non dormiamo durante il weekend. D'estate poi non possiamo nemmeno tenere le finestre aperte perché non si riesce nemmeno a parlare in famiglia e più volte abbiamo segnalato il disagio alle autorità competenti. Però purtroppo la situazione non è stata risolta. Tra l'altro, anzi, diciamo che si è aggravata con l'ordinanza che prevede una zona pedonale. Noi paghiamo per una ZTL, paghiamo anche per il passo carrabile, però questo ci viene praticamente, questo diritto che noi abbiamo pagato, ci viene tolto per ben 2 giorni la settimana. Da qui la richiesta all'amministrazione comunale. Provocatoriamente abbiamo chiesto almeno un rimborso per quello che abbiamo dato al comune per avere la possibilità di accedere in ZTL oppure ai nostri garage. Un'altra richiesta è poi quella di un presidio in pianta stabile delle forze dell'ordine. Se i locali vogliono stare aperti fino alle 4 di mattina, la piazza deve essere presidiata.